tutti il saluto che arriva da Alessio Nardo, saluto che giro immediatamente in cabina di regia a Mirko Bonocore. Ciao bestie del male, vi auguro una splendida giornata in mia compagnia! Questo era ovviamente Richard Benson e qui abbiamo Riccardo Cotomaccio in studio. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Alessio Nardo, buondì Bonocore, buondì a tutti. Eccoci. Beh, dobbiamo chiaramente svelare questo arcano perché ragazzi, Valentina Catoni non ha retto. Semplicemente Cristante centrale. Troppo emozionata nel vedere la Roma tornare alla vittoria, troppo emozionata nel vedere una bella prestazione della Roma, una buona partita della Roma, e quindi purtroppo, sai, a una certa età arrivano, pam, così, secchi gli attacchi, no? Di cosa? Beh, gli attacchi così di, vabbè, di emozione. Di emozione. Quindi ci siamo giocati a Valentina Catoni. Purtroppo la salutiamo. È stata una bella avventura durante questi due anni. Però adesso saremo in due a guidare questo spazio mattutino. È stato bello collaborare con lei, è una ragazza sempre solare. La ricordo così. Quando il direttore di gara Fabri ha assegnato il calcio di rigore per farlo di Cristante su Cornelius, e lì purtroppo Valentina Catoni di fronte al primo errore di Cristante dopo due secondi della partita ha scelto di andarsene. Ha scelto così, proprio deliberatamente di andarsene, però di lasciare un ricordo molto positivo in tutti noi. Indelebile e positivo, però non esclude il ritorno, da quello che mi hanno detto. Complimenti per la maglia, cos'è, un pigiama oggi? Sì, ti sei presentato oggi in pigiama. Sono un po' un pigiamato. Va bene. Oggi volevo presentarmi a Pua. Io vi invito così ad accendere la televisione, a mettere il 611, perché oggi il pigiama di Cotomaccio sicuramente merita. È una polo blu scura, sì. A pua bianchi. Eh beh, dai, sembra così, la notte stellata vista da lontano. Vedi, così mi emozioni. Sì, molto bella. Guarda qua invece. Un dramma questo che risolverò, spero. Beh, non sei l'unica persona che vive questo dramma d'estate. Sei stato punto da una zanzara. No, in realtà temo sia qualcosa di peggio. Come, scusa? Qualcosa di automatico. Che schifo, stammi lontano, perdonami. Una scusa, sorta di virus, cos'è, mi ha colpito. Lei Mirko, dice virus. Mirko sta lasciando la struttura. No, potrebbe essere anche un pelo incarnito, insomma. Che schifo, scusate. Vabbè, ho capito, insistete. Io devo andare in bagno mezz'ora, può venire qualcuno a sostituirmi? Non credo di riuscire ad andare avanti dopo questa storia. Che cos'è? Scusa, sembra una puntura di zanzara, una comune puntura di zanzara. No, ti assicuro di no. Ieri ho approfondito. Vabbè, sono uscite fuori cose. Sono uscite fuori da dove? Beh, non approfondisco, siamo in radio, potrebbero. Mirko non ne può più cambiare frequenza. Dopo 10 minuti già non ne può più. Mi fa schifo tutto questo. Condivido. Siamo d'accordo con Stefano. E comunque, detto questo, io vorrei subito partire con delle cose assolutamente frivole. Poi dopo andremo nell'analisi della partita, della serata. Siamo un pochino sollevati oggi, dai, una vittoria della Roma che non resterà negli annali, non ricorderemo fra 100 anni questa vittoria come quella più importante della storia della Roma, però comunque sì, è stato comunque un modo per interrompere un ciclo negativo, un modo per interrompere una serie di 3 sconfitte e un modo per rifiatare, no? Sospiri di sollievo. Ecco, la famosa boccata d'ossigeno che sentiamo in esclusiva. La famosa boccata d'ossigeno. Ecco, quindi. Però vorrei subito chiamare in causa gli ascoltatori al 342-7912-362, perché a me piace incalzarli su queste piccole cosine, su questi piccoli dettagli, su queste piccole curiosità. Perché adesso non ho fatto in tempo a controllare il dato, quindi non ho la risposta esatta, però sono andato a memoria. E se non sbaglio, l'ultima partita giocata in casa dalla Roma in competizioni ufficiali con la maglia bianca è stata la gara contro il Middlesbrough in Coppa UEFA, perché allora si chiama ancora Coppa UEFA, stagione 2005-2006. Ah no, aspetta, sì, addirittura, eh sì, perché la Roma quell'anno giocò tutta la Coppa UEFA in casa con la maglia bianca. 15 anni fa. Iniziammo a settembre con l'Aris di Salonicco e vincemmo 5-1 con la partita, e poi l'ultima fu quella contro il Middlesbrough agli ottavi di finale, che poi purtroppo gli inglesi ci eliminarono. E vincemmo 2-1, ma inutilmente, perché perdemmo 1-0 in trasferta. Questo è un bel quizzone. Poi io così sono andato a memoria, non ho controllato partita per partita tutte le ultime 15 stagioni. Però se qualcuno lo sa, se qualcuno ha la risposta, chiaramente vi chiedo anche se lo sapete l'ultima gara giocata con la maglia bianca in casa in campionato dalla Roma. Questa non sono riuscito onestamente a ritrovarla. Comunque 3-4-2-7-9-1-2-3-6-2. Non ho fatto neanche in tempo a mandare un messaggio a Tiziano Riccardi, io lo farò. Lui su queste cose
mattinata, che Tiziano, sì, su queste cose grandissima impazzisce. Memoria, è vero, sì. Lui va proprio a ricercarsi il dato in maniera quasi ossessiva, ecco. Però se qualcuno sa, se qualcuno conosce la risposta, noi siamo pronti. Persino Bonocore è spiazzato, eh? Bonocore è spiazzato. No, come no? Sì. Paolo, Rocchetti, buongiorno. Buongiorno Paolo. Tu ricordi questa cosa? La stiamo chiedendo. Oggi siamo partiti con argomenti scottanti. Stiamo chiedendo questa cosa ai nostri ascoltatori. Paolo, l'ultima... non sa di cosa stiamo parlando. No, ovviamente non ascolta l'emittente. L'ultima gara prima di ieri giocata da Roma in casa con la maglia bianca. Io sono risalito a un Roma Middlesbrough di Coppa UEFA Roma... 2005-2006. Roma Middlesbrough. Che è la pronuncia esatta, eh. Paolo era allo stadio. Ah, in quel Roma Middlesbrough. D'altro, Paolo, non ci hai mai raccontato di quando tu facesti il raccattapalle nella finale di Champions League del 2001. Ce la puoi raccontare dopo questa storia? Perché non ce l'hai mai raccontata. È una grande storia, inedita, eh. Inedita. Inedita. Va bene. Comunque, solite minacce. L'inno della Champions. Paolo Rocchetti, torniamo a respirare un po' di zona Champions. No. Pensa, no. Perché l'Atalanta è tipo a più 69. No, beh, non puoi. Non puoi canticchiare anche sull'inno della Champions. La trasmissione mi ha rotto le palle. Sì, beh, adesso la solita invettiva. Abbiamo già, dai, approfondito la tematica maglia di Cotumaccio. La solita invettiva. Pigiama, insomma, di Cotumaccio. Vabbè, però dai, secondo me è giusto e onesto, perché quando uno si sveglia tardi e non fa in tempo a cambiarsi, si arriva direttamente in radio in pigiama, è giusto. No, il discorso è un altro, scusate. Io apprezzo, capito, no, l'onestà intellettuale. La vita è fatta di, scelte ardue, anche in termini di abbigliamento. Questa lo è. Voi dovreste stimarmi per le scelte ardue. Certo. Non bullizzarmi. No, ma io ho già capito, io ormai ho capito che tu fai tu fai di tutto pur di farti notare. Tu fai di tutto pur di... purché la gente parli di te. Mi si nota. Quindi tu saresti disposto anche a presentarti, non lo so, con il naso rosso dei pagliacci. Perché quello già lo faccio ogni mattina. Se mi presento in radio con il naso rosso, si parla di me sicuramente. Quindi, siccome tu fai di ma tutto. Ma non è vero, certo. No, la indosso perché mi piace. Ma cosa? A me può bianchi su sfondo adesso, nero, mi piace. Cerca di fare una persona seria per un attimo. Può piacerti veramente questa. Io seria. Questa zozzeria che stai indossando stamattina. È una scelta. Ripeto, di moda. È una scelta per far parlare di te stamattina. Perché tu sapevi che venendo in radio così tutti quanti noi avremmo parlato, no? Lasciato un commento. Con questo brano mi sento finalmente a casa, veramente, grazie per il tuo buono cuore. L'importante è che se ne parli, caro. Sai che, esatto, purché se ne parli? Cioè, scusami, se questa Polo aiuta i nostri ascolti, faccio anche il tuo bene. Ma certo, infatti devo iniziare a farlo anche io, solo che io non mi si vede di solito la mattina, ed è un bene per i nostri ascoltatori. Oggi è così, è un caso eccezionale, però quando tornerò stabilmente in studio, anche io mi presenterò ogni giorno con un capo di abbigliamento assai discutibile. Che bello! I miei sono discutibili, ma per così, per lo stile, per il gusto, ma non fanno discutere. No, sono classici. Sono capi di abbigliamento classici. Devo presentarmi, non lo so, con qualcosa tipo a righe orizzontali gialle e viola. Oppure zebrato. Sì, una cosa del genere. Zebrato, sì. Leopardato, qualcosa del genere. Sì, in modo tale che si parli anche un po' del mio abbigliamento. Va bene. Detto questo, vogliamo continuare con le cose inutili. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni, i vostri messaggi. Secondo al 3427912362. Probabilmente sì, però adesso non mi sovviene. Magari se c'è qualche ascoltatore che ha una memoria pazzesca, ci può aiutare, ci può venire in soccorso. Appunto, vi stiamo chiedendo l'ultima gara giocata in casa dalla Roma con la maglia bianca prima di ieri. E anche in campionato, perché io sono riuscito a risalire a questo Roma Middlesbrough di Coppa UEFA del 2006, ma ovviamente parliamo di Coppa UEFA, non parliamo di campionato. Se qualcuno lo sa, noi siamo qui disposti. Io immagino già la gente a casa che si è messa lì a cercare, no? Io ho una sensazione sulla stagione successiva 2006-2007. Vai. Non c'ho ancora la partita. Però c'ho una sensazione in casa 2006-2007, maglia bianca. Ho una sensazione. Attenzione. Possibile Coppa Italia qualcosa? Coppa Italia, quell'anno giocammo con la Triestina con la maglia rossa e poi giocammo col Parma con la maglia rossa e con il Milan. E con l'Inter sempre con la maglia rossa. No, quindi no, Coppa Italia no, sicuramente no. Poi non, altre competizioni, ci fu la Champions con quella maglia color... non so neanche definirlo, quella tutta sudata. Color vomito, insomma. Io volevo evitare questo termine, giustamente, questo però è chiaro. Vabbè, comunque noi aspettiamo le vostre segnalazioni. Nel frattempo la Roma ieri ha ottenuto il 19° risultato utile consecutivo in casa contro il Parma. 15 vittorie e 4 pareggi. Questo perché il Parma, sai, soltanto una volta il Parma ha vinto l'Olimpio contro di noi.
era la stagione 96-97 e fu anche uno scontro romantico, se parliamo di panchine, perché sulla panchina della Roma c'era Nils Lidholm assieme ad Ezio Sela, i due presero il posto di Carlos Bianchi e Ancelotti dall'altra, e c'era Carlo Ancelotti, vecchio allievo di Lidholm, sulla panchina del Parma, un giovane Carlo Ancelotti agli inizi del suo percorso da allenatore. Vinse il Parma 1-0 con un gol di Crespo, e quella ad oggi è l'ultima ed unica vittoria del Parma sul campo della Roma. Da allora, come detto, 15 vittorie, compresa quella di ieri, e 4 pareggi. Fra l'altro, corsi e ricorsi storici sempre riguardanti la stagione, in questo caso 2000-2001, perché ieri un amico su Facebook mi faceva notare, visto che abbiamo fatto questo riferimento, no? Napoli-Roma e poi Roma-Parma, che come diciamo sequenza di partite ricorda la stagione 2000-2001, sì. Solo purtroppo come sequenza di partite, non come classifica, ambizioni, momenti storici. Però anche in quell'ultima giornata del torneo 2000-2001, oltre a Roma-Parma, si giocò Lecce-Lazio e finì 2-1 per il Lecce. Stesso risultato, quindi. Stesso identico risultato. Tra l'altro si giocò sempre in quell'ultima giornata Juventus-Atalanta, che sarà la prossima invece partita di campionato. Vedi quanti intrecci, i famosi corsi e ricorsi storici. Ma ieri mancava un gol alla Roma. Se Sepe non avesse fatto il miracolo, sì, su Mancini, e se Villar non si avesse fosse fatto schiantato, un giocatore di Serie A, la Roma avrebbe vinto 3-1 esattamente come in quel 17 giugno, regalandoci la stessa gioia, peraltro, no? Sì. Lo stesso entusiasmo. Vabbè, abbastanza emblematica anche questa immagine. Sì, che insomma, ripercorre le gesta di Villar sotto porta ieri, che se possiamo dirlo, ha mangiato due gol enormi. Vabbè, il ragazzo è entrato con entusiasmo. Grande verve. Poi, vero. Però, è stato, diciamo, non è stato freddissimo a due passi da Siepe. Andiamo su questa gara, su questo 2-1 che ci fa respirare, che ci fa rivedere un po' di luce. Sicuramente vincere fa sempre bene, anche se poi non è una vittoria che spalanca chissà quali orizzonti per la Roma. Vogliamo approfondire l'analisi della partita o vogliamo andare subito al discorso, quello clou che sta facendo discutere, che ha fatto discutere nel post partita, che ha fatto arrabbiare quelli del Parma, ha fatto arrabbiare Alessandro Lucarelli, che ha parlato al posto di Roberto D'Aversa, la questione legata ai calci di rigore? Beh, ormai l'hai detta, che facciamo? Teniamo sospesi gli ascoltatori? Ti vuoi sbilanciare su quella tematica? Mi voglio sbilanciare. Sbilanciati. Così, d'impatto, se la regola è quella, il rigore andava dato, probabilmente. La regola è quella là. Poi il fatto che non l'abbia dato mi ha sollevato, perché per me è la regola più ridicola del mondo, ma a prescindere poi anche dai colori. Però da regolamento probabilmente andava dato quel rigore. Guarda, visto che noi qualche giorno fa ci siamo occupati di un piccolo approfondimento, sì, legato proprio ad episodi arbitrali, episodi che hanno evidentemente, chiaramente, cronaca, favorito la Lazio durante questa stagione. Se la Lazio è lassù è per suoi meriti, ma anche perché, diciamo, in alcuni momenti della stagione è stata anche sostenuta, dai. È stata un po' sostenuta. Qui non parliamo né dei complotti né di malafede, noi parliamo semplicemente di episodi che sono, sì, documentabili attraverso un'analisi di quello che è successo durante la stagione. Visto che noi cerchiamo sempre di essere onesti intellettualmente, io dico che c'era il rigore su Cornelius all'inizio, visto che si è discusso anche su quello, e c'era, secondo me, il calcio di rigore per il fallo di mano di Mancini, perché è vero che a velocità normale è difficilmente evidenziabile, come posso dire, il contatto tra segnalabile, sì, sì, Cristante e Cornelius. Infatti, ma non vedendo, protestano i giocatori del Parma sul momento. Protesta Cornelius. Sì, soltanto lui. Ma rivedendo, diciamo, l'immagine a rallenti, si può notare come la gamba di Cristante vada a colpire la gamba sinistra, la gamba destra di Cristante vada a colpire la gamba sinistra di Cornelius, mentre si sta quasi per coordinare per calciare in porta. Lì viene sbilanciato l'attaccante danese, finisce a terra. E quello, insomma, è calcio di rigore. Infatti l'arbitro Fabbri ha rivisto l'episodio al VAR e ha segnato il calcio di rigore. Sul secondo episodio c'è questa palla che arriva in area, c'è Kučka che cerca di colpirla di testa in tuffo e Mancini praticamente allarga il braccio e impedisce a Kučka di colpire il pallone di testa. La palla finisce sul braccio di Mancini. Secondo me lì ci sono poche discussioni. Poi non so come l'abbia interpretata Fabbri in quel momento, non so se magari, perché a un certo punto mi sembra che Fabbri faccia il gesto, l'ha presa con la spalla, in realtà rivedendo la replay si vede che la palla va chiaramente, sì, sul braccio. Potrebbe aver interpretato quello magari come un'azione forse fallosa di Kučka ai danni di Mancini, o comunque Mancini magari fa quel movimento perché è Kučka che arriva in quel modo e lo sbilancia, non lo so. Io onestamente, rivedendo più volte l'immagine,
ho avuto l'idea di un calcio di rigore netto in favore del Parma, che non è stato assegnato per nostra fortuna, e Lucarelli, tutto il Parma, insomma, sono un po' arrabbiati da quelle parti. Da Versa ha avuto una sorta di attacco isterico, questo sorriso isterico stampato sul volto per quell'episodio, e ci può stare che il Parma sia un po' arrabbiato dopo questa mancata assegnazione. Ci può stare, assolutamente, proprio perché noi siamo sempre onesti intellettualmente, non vediamo le cose con gli occhi, diciamo, giallorossi, ma cerchiamo di vedere le cose in maniera assolutamente onesta. No, così come abbiamo fatto cronaca lo scorso weekend, la facciamo oggi, non stiamo qua a negare le evidenze. Infatti ieri ero preoccupatissimo, a parte che abbiamo sentito tutto il dialogo anche tra i giocatori e l'arbitro, lo stesso Fabbri che dice per me non c'è. Io ho temuto che lo desse, chiaramente, perché poi sembrava veramente abbastanza sicuro. Sembrava nettissimo il tocco. Convinto. Ero lì pronto a imprecare, perché io questa regola, ragazzi, non la capisco. Io spero che. Vabbè, lì ricca la regola, lì c'è il braccio largo, la prende col braccio, quello era fallo di mano pure 15 anni fa, onestamente. Vabbè, però il pallone era già lontano dall'avversario, non l'avrebbe preso ieri. Cioè, ormai era diretto verso il nostro giocatore, cosa ha cambiato? No, lì c'è il tocco di Mancini che va ad impedire a Kučka, certo, di colpirla. Assolutamente. Kučka va in tuffo per cercare di colpire il pallone e non colpisce il pallone perché Mancini col braccio glielo impedisce. Cioè, questo per me è abbastanza solare, regolamento o non regolamento, VAR o non VAR. Per quanto mi riguarda, quello è abbastanza solare. Poi siamo abbastanza. Io sono contento, ovviamente, da tifoso, che non sia stato assegnato il calcio di rigore, perché sul 2-2, anche da un punto di vista psicologico, la partita si sarebbe notevolmente complicata. Quindi è chiaro che per nostra fortuna Fabbri non l'ha assegnato. Però onestamente dico che per quanto mi riguarda, quello è il rigore. No, scatta il quesito perché non l'ha dato, perché non l'abbia dato, perché poi lì, anche se giudichi l'involontarietà, comunque lo devi dare per regolamento. Perché comunque devi assegnarlo quel rigore. Ma sai, qui torniamo a un antico discorso che spesso abbiamo sviluppato anche durante questo spazio e questa trasmissione: il silenzio degli arbitri che non possono spiegare a fine partita il perché di alcune loro decisioni. Il tecnico che sbaglia decisioni, che magari sbaglia una scelta, sbaglia una sostituzione, a fine partita si presenta davanti ai microfoni e parla. Un giocatore che magari non ha giocato una grande partita può presentarsi davanti ai microfoni e può parlare. L'arbitro non parla, quindi noi non sappiamo per quale motivo Fabbri non ha dato quel calcio di rigore, non sapremo mai per quale motivo lo stesso Fabbri ha assegnato, perché Fabbri era lo stesso di Lazio Fiorentina, e lì ha assegnato il calcio di rigore per il tuffo di Caicedo. Io non so che cosa abbia visto Fabbri, e soprattutto non sappiamo in quella circostanza che cosa abbia suggerito al VAR di non intervenire per annullare quella decisione. Quindi gli arbitri sono in questo senso sempre protetti dal silenzio, e noi spesso rimaniamo così, rimaniamo proprio nell'incertezza. Ma perché non ha dato quel rigore? Perché invece quell'altro l'ha dato? Perché quel gol l'ha annullato? Non lo sappiamo, sono interpretazioni, c'è la famosa discrezionalità, e noi non possiamo sapere esattamente che cosa frulla nella testa di questi signori, perché non possono... non riescono ad esprimersi, diciamo, nel post partita. E ricordiamo le parole di Lucarelli: oggi abbiamo rasentato il ridicolo con il VAR, non accettiamo più questo tipo di errori. Quindi sono parole molto dure. Abbiamo parlato negli scorsi giorni delle dichiarazioni spesso severe, no? Di altri dirigenti. Stavolta quelle di Lucarelli, per onestà intellettuale, le comprendo. Io, se fossi stato un dirigente del Parma, mi sarei espresso lo stesso modo. Dopo, sì, è chiaro, poi Lucarelli fa un discorso, diciamo, più ampio, dice non è perché siamo a metà classifica tranquilli dobbiamo essere trattati così. È chiaro che se il Parma si fosse trovato in una situazione di classifica un po' più delicata, sarebbe stato ancora più grave, diciamo, l'episodio di ieri. Poi evidentemente questo errore passerà così, il Parma sta vivendo comunque un campionato abbastanza tranquillo, non è un errore a favore della Roma che spalanca, ripeto, chissà quali orizzonti positivi per i giallorossi, quindi alla fine credo che passerà in cavalleria così. Però indubbiamente è stato un episodio che ha lasciato dubbi, soprattutto per quella che è stata l'interpretazione di Fabbri. No, tra l'altro Lucarelli insiste su un secondo me è molto più rigore quello di Mancini che quello di Cristante. Per me sono rigori entrambi, però anche a livello di protocollo quello di Cristante su Cornelius non è proprio un chiaro ed evidentissimo errore, perché lì si può vedere l'episodio, lo si può rivedere, si può discutere, quindi sai, il VAR interviene solo in caso di chiaro ed evidente errore. Quindi secondo me
come se vogliamo ragionare, è più rigore o meno rigore, è più rigore quello dei Mancini di quello di Cristante, ma è un mio punto di vista. Alla fine invece Fabbi ha deciso di dare il primo e di non dare il secondo. Lui insiste, Lucarelli, su un tasto che tra l'altro è un cavallo di battaglia di molti critici anche del VAR. Gli arbitri sono più in confusione oggi che ieri con questo nuovo strumento, perché spesso si vedono rigori dati e non dati che danno l'idea di una grande confusione. Chiaramente sono parole di un dirigente amareggiato che parla in virtù di una scelta abbastanza dubbia. Però il fatto che il VAR spesso abbia mandato in confusione tanti arbitri purtroppo è una realtà. Cioè spesso il VAR non aiuta, ma paradossalmente aumenta il grado di difficoltà delle scelte. Sì, anche perché insomma troppo spesso vediamo arbitri costretti a ricorrere a questo strumento, quando in realtà la bravura di un arbitro sta proprio nell'immediatezza, poi sì, nel saper prendere una decisione giusta sul momento. Se tu arbitro sei costretto a rivedere una tua decisione al VAR, vuol dire che sul campo hai sbagliato o che non sei stato pronto nel prendere la giusta decisione. Tra l'altro Fabbri decisione. Ieri resta tanto tempo davanti allo schermo. Sì, assolutamente. Si vede che non sa bene cosa decidere, o meglio, già lo sa, ma non è certo di volerlo fare. Quindi resta lì con tutti che dicono Fabbri a rigore, tra Fabbri a rigore. Non so se ricordi, ma qualche anno fa, quando Mauro Bergonzi interveniva sulle nostre frequenze, esatto, ricordiamo, questo è un po' il suo cavallo di battaglia, la sintesi di quel pensiero, del percorso di Bergonzi in questa trasmissione, ma... Parlando degli arbitri emergenti, non fu proprio benevolo nei confronti di Fabbri, che non è proprio il fiore all'occhiello, dai, più talentuoso tra i nostri arbitri. E siamo stati anche gentili. Esatto. Eccoci in diretta sui 97 di Teleradio Stereo, 7:39 minuti di questo giovedì 9 luglio 2020. Alessio Nardo, Riccardo Cotumaccio con voi, con Valentina Catoni, che oggi non c'è perché è troppo emozionata per questo successo della Roma, quindi non se l'è sentita oggi di presentarsi, ma ovviamente tornerà domani. Mirko Bonocore in cabina di regia, Paolo Rocchetti in redazione, Paolo pronto ovviamente come sempre alle 8:30 per darci tante notizie interessanti di mercato. Meno male. E non solo, ricordiamo, oggi sono 14 anni, sono trascorsi 14 anni esatti alla finale di Berlino tra Italia e Francia, un bel ricordo per tutti, soprattutto per me che avevo 19 anni ed ero nel pieno proprio. Esatto. Ma quanto è bello vincere un mondiale a 19 anni. Che estate, ragazzi. Che estate, quante pastrugnate, signori. Tante. Erano altri tempi. Vabbè, insomma, 19 anni. C'era grande libertà. Calcola sessuale. A 19 anni pesavo tipo 30 kg meno di adesso. Ero veramente un... Eri un figurino. Ero un figurino a 19 anni, lo sai. Vabbè. Poi sempre molto abbronzato. Sì, quello sempre. D'estate sempre. Sì. 14 anni, ragazzi. Tra l'altro, a distanza di 14 anni, Caressa ha ricevuto degli attestati di stima ieri nel post partita da Sinisa Mihajlovic. Non so se hai ascoltato, Riccardo. No. Cotumaccio. Sì, durante appunto le interviste del post gara, intervista a Mihajlovic, evidentemente arrabbiato anche per la sconfitta del suo Bologna contro il Sassuolo. Mihajlovic che se l'è presa con quelli del club, che dopo la vittoria del Bologna contro l'Inter di qualche giorno fa non avrebbero dato particolarmente risalto alla prestazione del Bologna, parlando soltanto invece dei problemi dell'Inter. Sembrava Inter Channel, ha detto Mihajlovic, non si fa così, è una vergogna. Ha detto esattamente è una vergogna. Sembrava Inter Channel. Sì, infatti non ha neanche avuto, neanche nominato Caressa, ha detto il marito di Benedetta Parodi. Anzi, ha detto il marito di quella lì. No. Benedetta Parodi. Nessun tipo di domanda, vi rispondo tutto. Ecco. Io poi me ne vado, perché allora abbiamo perso meritatamente, loro hanno giocato meglio di noi, sono più forti di noi, hanno corso meglio di noi, forse è influito un giorno in più, non lo so, ma non voglio cercare scuse. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato arbitro a quel paese, perché mi sono rotto le palle che siamo squadra più ammonita al mondo. No, sembra che ci sono 11 killer in campo, noi sono tutti ragazzini da 2000, tutto. Aspetta. Sono tutti ragazzi giovani, evidentemente più facile ammonire un sta arrivando la botta, adesso il pezzo forte tanto sotto urla disumane, e questo mi sono arrabbiato perché già da un po' di tempo che corro dentro. E terza cosa, vi voglio dire che noi domenica abbiamo vinto con Inter, no?
con un uomo in meno abbiamo recuperato, abbiamo vinto, e ho visto quella trasmissione là dopo, quella là che si tolgono i giacchi con quello piccolino che il club si mise, marito di quella benedetta Parodi, no? E c'erano anche dentro Bergomi e tutto, ho sentito mezz'ora di quella là, sembra non si è mai detto una parola del Bologna, è una vergogna, sembrava che lavorate su Inter Channel, una vergogna, si è parlato mezz'ora dell'Inter, non si è detto una parola, nessuno si è permesso, è venuto in mente magari di fare complimenti a Bologna per la vittoria e per quello che ha fatto, è una vergogna veramente, questo non è giornalismo. Ma... questo era un serenissimo Mihajlovic. Io voglio dire a Sinisa, ben svegliato. Beh, sì. Cioè, ti accorgi adesso che nelle grandi emittenti nazionali si parla soltanto di tre squadre fondamentalmente. Adesso mi fa un discorso. Non è sta grande novità. Prettamente materialista. Chi paga di più, Sky? Un tifoso interista o un tifoso bolognese? È chiaro che più è ampia la tifoseria, più è popolata la tifoseria, più nelle grandi emittenti, ma questo ci metto a discapito anche della stessa Roma. Sì, chiaramente sì. Cotumaccio voleva parlare dell'audience più che altro, non vabbè, al di là di questo, dell'audience, che è Rocchetti di Tibacchetta. Su cosa? Se non capisce i concetti che esprimo, è un problema suo. Beh, adesso non è Paolo? Mio. I fruitori di Sky, vabbè, è chiaro il discorso, Sky, è chiaro, no, non pagano tutti allo stesso modo, perché il tifoso interista è molto più diffuso del tifoso bolognese, più diffuso, per esempio, c'è una diffusione di interisti, ma non paga uguale, perché gli interisti lo pagano in 1000, i bolognesi lo pagano in 150, quindi le grandi emittenti parlano più delle big perché i tifosi pagano di più, e sì, basta con questa ipocrisia, non sì, è ho vero, capito l'ipocrisia, però se degli esperti di calcio, degli ex calciatori stanno analizzando una partita, è bene anche dare merito a chi ha vinto. Sul concetto siamo Bologna d'accordo. È una squadra, fra l'altro, che da due anni sta giocando un bel calcio, per con Mihajlovic, merita secondo me più considerazione, e Mihajlovic si è arrabbiato. Io quello che dico a Sinisa, ben svegliato, perché poi Sinisa ha fatto parte, diciamo, della controparte, è stato anche per anni, certo, giocatore all'Inter, quindi sa che c'è un risalto mediatico per le grandi squadre che le piccole, le piccole provinciali mai avranno. Io quello che dico, che anche è sempre stato così, ragazzi. È ingiusto dal punto di vista giornalistico, ma purtroppo è comprensibile dal punto di vista televisivo. Questo sto dicendo. Se domani si gioca, che ne so, Lecce-Juventus, e vince Lecce 4-0, si parla più della sconfitta. Si parla del disastro juventino, certo. Non si parla del trionfo leccese. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Perché poi sai che succede? Vince Lecce e la marea di tifosi juventini che vedono in TV l'elogio del Lecce per mezz'ora, il prossimo anno non gli rinnovo l'abbonamento perché hanno parlato del Lecce menora. Ma che hai detto? Lecce Juventus 4-0? Sì. Ma che è YouPorn? No, per carità. Buongiorno, volevo dire che comunque sono scandalizzato dal vostro modo di fare comunicazione, sembra Teleradio Rocchetti con quei due amici di Mirko Bonocore in studio. Basta, veramente. Chiediamo scusa a noi, chiediamo scusa a tutti i nostri ascoltatori, ivi compreso. Sembra Marino Teleradio Rocchetti, vabbè, non ci sarebbe nulla di male nel fare Teleradio Rocchetti, dai. Solo notizie. Ragazzi, lo spazio dalle 8:30 alle 9 è il più ascoltato in Europa. Europa? Esatto. Secondo quali dati, scusami? Secondo i dati del Friplap, che è un istituto, del Friplap, è un istituto che lavora. Ah, del CNEL, mi dicevo. Il CNEL, giusto. Ma che c'entra il CNEL? Vabbè, CNEL anche queste cose. Paolo. Vabbè, comunque, no. Posso dire un'ultima cosa su Sinisa? L'ultima. Certo, sono certo molto felice. Cercate di che comprendere. Stia bene. No, che nonostante tutto il periodo drammatico che ha vissuto, si è rimasto comunque uno stronzo. sono d'accordo. Beh, su quello c'erano pochi dubbi. Pochi dubbi. Pochissimi dubbi. Tra l'altro, ragazzi, adesso io, chiaramente, nessuno di noi ha conoscenza di quella che è la situazione medica attuale di Sinisa Mihajlovic, ovviamente vogliamo che sia di privacy perfetta, però no, onestamente lo vediamo molto meglio. Molto molto meglio, e questo ci fa tanto piacere, è veramente tanto sì, tanto sì piacere, speriamo che possa andare sempre meglio. Per lui, chiaramente. Molto bello anche il sigaretto con Zenga la scorsa settimana. Insomma, si vede che è in ripresa, quantomeno. Assolutamente sì. Sì, torniamo anche sulle note degli ascoltatori che parlavano dei due calci di rigore, dei due episodi. Il primo rigore dato su Cornelius, il secondo no, per il fallo di mano di Mancini. Anche lì, sì, io sono d'accordo con chi sottolinea
che magari è stato Kučka a condizionare anche il movimento di Mancini, e quindi l'arbitro può aver giudicato quello, può aver giudicato il movimento del braccio di Mancini, diciamo una conseguenza di un'azione abbastanza energica di Kučka ai suoi danni. Credo che l'arbitro abbia valutato questo. Per quanto riguarda Cornelius, non credo che sia stato lui a cercare, perché sai, un attaccante che è davanti alla porta pensa a tirare in porta, non pensa a cercare il contatto col difendente che è dietro. Quindi credo che sul primo rigore ci siano pochi dubbi, rivedendolo attentamente, rivedendo quel movimento anche della gamba destra di Cristante sulla gamba sinistra di Cornelius. Sul secondo si può discutere da quel punto di vista lì. Secondo me calcio di rigore anche quello, vedendolo 10 volte, però ci può stare quel tipo di interpretazione, un tipo di interpretazione che posso anche concepire. Credo che sia stato quello a convincere Fabri a non dare il rigore per il Parma. Prestazione della Roma, secondo me molto buona ieri. La partita era cominciata nel peggiore dei modi, perché per quelle che sono le caratteristiche del Parma si era messa bene bene. Il Parma ama fare una partita di protezione, diciamo nella propria metà campo, e ripartire in contropiede con le sue frecce, e si era messa benissimo, perché vai 1-0 in vantaggio sul campo della Roma con il calcio di rigore ben eseguito da Juraj Kučka. Però devo dire che è stata molto molto brava la Roma dopo a prendere completamente possesso della metà campo del Parma e a non consentire mai le ripartenze di Kulusevski e di Gervinho. Kulusevski ieri abbastanza in ombra, poco brillante, Gervinho solo un paio di strappi, ha fatto anche gol nel secondo tempo, ma chiaramente in posizione di offside. È stata molto molto brava la Roma nell'impedire al Parma questo tipo di attuare questo tipo di strategia tattica, e poi è stata brava la Roma anche a creare i presupposti per la rimonta. Lo è stata, caro Alessio. Se te vai, perché sennò. Beh, no, stavo discorrendo con Mirko Buonocore, che mi stava informando sull'andamento di Teleradio Rocchetti. Che meraviglia. Di questa nuova veste. Sono commosso. Della nostra emittente. Io, Alessio, all'inizio ero profondamente preoccupato, perché ero sicuro di rivivere un'altra serata tremenda. Mentre pian piano, specie nella ripresa, ti dico di più, specie nell'ultima, non dico mezz'ora, ma 20 minuti, la Roma riesce a uscire molto bene dal guscio. Nonostante un po' di problemi fisici, perché poi intorno al 70esimo la Roma era evidentemente stanca, però abbiamo rivisto finalmente sprazzi di gioco, sprazzi di inventiva, alcune individualità le stiamo, non dico riscoprendo, ma le stiamo vedendo confermate, e su tutti ragazzi Mkhitaryan in questo momento sembra l'acquisto più importante in assoluto di questa stagione, anche in base al minutaggio. Another category. Sì, 8 gol e 3 assist se non sbaglio, in 1150 minuti giocati. Altro quindi livello proprio. Ragazzi, si vede lui come Smalling, lo riconosco, lo Smalling che abbiamo visto al top. Due acquisti che io devo dirlo oggi, devo fare i complimenti a Gianluca Petrachi per aver portato a Roma, chiaramente Smalling non del tutto, Mkhitaryan sì, tra l'altro prendendolo anche a zero, quindi i complimenti a Mkhitaryan vanno fatti. Ieri il migliore in campo, sì. Ieri conferma di poter dare una svegliata alla squadra nei momenti difficili. In assoluto è una Roma che quantomeno ieri abbiamo rivisto un po' propositiva, ha tentato di costruire, spesso c'è anche riuscita, spesso ha fatto anche delle ingenuità. È sembrata in condizioni migliori dal punto di vista sì, fisico. Poi Alessio, rispetto alle ultime tre gare ci voleva veramente poco per sembrare una squadra in forma, che sembrava veramente a terra, soprattutto nulla. Contro il Milan e contro l'Udinese. Esatto. È una squadra impresentabile, invece ieri è stata una Roma tonica, una Roma che ha chiuso anche in attacco, ha chiuso attaccando, quindi vuol dire che evidentemente forse ha ragione Fonseca quando dice che non è un problema fisico, ma è stato un problema più che altro mentale, dovuto, non lo so, alla mancanza di concentrazione, alla mancanza di entusiasmo, di stimoli, non lo so. Su questo non lo so, Alessio. Questo lo sanno sicuramente loro. Una componente fisica c'è, ma per tutte le squadre, dopo il certo, coronavirus, tutti, dopo la tutti. Pausa c'è per forza. Riccardo, a parte l'Atalanta, lo stesso Parma ieri è stato ben poco efficace in quelle che sono le sue prerogative migliori. Il Parma è una squadra molto fisica che a centrocampo spesso nei contrasti era meglio degli avversari, perché ha gente molto molto tosta. Ieri il Parma di contrasti ne ha vinti pochi in mezzo al campo, è una squadra che sa ripartire con quelle frecce. Ieri Kulusevski non era proprio in serata, Gervinho pure era poco esplosivo, quindi evidentemente anche gli altri possono patire, possono soffrire. A onor del vero, ieri bisogna dirlo, uno dei Parma più brutti degli ultimi mesi. Ma è un Parma in difficoltà in questo momento, la quarta sconfitta consecutiva. Per fortuna abbiamo incontrato un Parma non al meglio e non brillante. L'abbiamo incontrato qualche mese prima. Devo dire la verità, quando ho visto la formazione ufficiale ho detto aia, e sono contento di poter fare questa osservazione dopo una vittoria. Non dico quanto è bravo, ho condiviso tutte le scelte, no, inizialmente ho visto la formazione all'inizio, ho detto
ennesima Roma sperimentale, la riproposizione di Bruno Peres che era stato escluso per scelta tecnica dai convocati, non dalla formazione titolare, dai convocati a Napoli, l'assenza di Ali, quindi il doppio trequartista alle spalle di Dzeko. Onestamente mi sembrava una Roma troppo sperimentale, l'ennesima Roma sperimentale. Invece devo dire che la squadra ne ha tratto beneficio, perché intanto la presenza di Cristante da centrale nei tre è stato un supporto enorme in fase di costruzione per Diawara. L'abbiamo visto molto in difficoltà Diawara nelle prime partite post pandemia, e ieri il guineano è stato supportato costantemente da Cristante e da Veretout in fase di costruzione, e questo secondo me lo ha confortato molto, e abbiamo rivisto anche un buon Diawara. I due esterni, Bruno Peres e Spinazzola, sono stati coperti dai centrali che avevano alle spalle, quindi hanno avuto più libertà secondo me di avanzare e di spingere, e hanno fatto secondo me entrambi una buona partita, sia Bruno Peres a destra che Spinazzola a sinistra. E mi è piaciuto anche il doppio trequartista, Pellegrini, Mkhitaryan, che hanno spaziato, hanno svariato e hanno creato spesso pericoli lavorando proprio in combinazione con l'esterno che si aggirava dalla loro parte, con il rispettivo diciamo compagno di binario. Hanno creato molto e hanno messo in difficoltà la difesa del Parma senza dare mai punti di riferimento. Quindi è stata secondo me alla fine una scelta giusta che ha pagato, e poi il resto l'hanno fatto le prestazioni individuali. Mkhitaryan è un giocatore che quando sta bene, quando è in condizione, si vede proprio che è un giocatore ha un altro passo, sì, sì. Un altro passo, un altro livello, un'altra esperienza, un'altra testa. Tra l'altro lui nel primo tempo prova due volte il tiro e le prime due volte gli esce male. Al terzo tentativo sull'assist di Bruno Peres becca la porta, ma fa un secondo tempo Mkhitaryan di intensità, di corsa, di abnegazione tattica, bellissima l'azione personale che porta poi al fantastico gol di Veretout, perché Veretout la prende benissimo, fa un bellissimo gol Jordan Veretout. Ma mi è piaciuto moltissimo quando Mkhitaryan si è fatto tutto il campo per andare in scivolata quasi alla Nainggolan a togliere il pallone, a sradicare il pallone dai piedi di Kulusevski, facendogli anche male, perché lì è stato un intervento molto duro. Prende il pallone, ma prende anche tutto l'avversario. E quella è una giocata alla Raja Nainggolan dei tempi d'oro, eh? Cioè si è fatto tutto il campo per incorrere l'avversario, intervento in scivolata durissimo, palla piena e palla riconquistata. Cioè è stato un Mkhitaryan totale ieri, da 7,5 in pagella tutta la vita. Giocatore, io sono felicissimo che Roma abbia confermato Mkhitaryan. E su questo mi piace sottolineare un dato anche importante per quanto riguarda l'armeno, che non andava così bene in termini di gol in una stagione, singola stagione, dai tempi dello United, della prima stagione in Inghilterra con il Manchester United, in cui lui segnò 11 reti su 41 presenze, quindi parliamo di una media reti anche molto inferiore rispetto, sì, a quella attuale. In un singolo campionato non andava così bene dalla stagione 15-16, esatto, quando giocava nel Borussia Dortmund, fece 11 gol in 31 partite. Ma ripeto, qui ci sono anche proprio qui ci sono i livelli, Riccardo. Quando noi spesso parliamo, no, di con tutto il rispetto, di ragazzi giovani che magari si formeranno in futuro, come Justin Kluivert, come Cengiz Under, Mkhitaryan porta numeri, porta fatti, porta gol, porta assist. Sti ragazzi un po' meno, un po' meno. Cioè, se non ci sono Diego e Mkhitaryan, ragazzi, la forza di un giocatore sta nel saper incidere. Quest'anno Mkhitaryan ha avuto delle difficoltà, ha giocato poco, è stato infortunato, però quando c'è stato ha sempre e comunque lasciato il segno, e questo lo fanno i grandi giocatori, c'è poco da fare. E lui lo è. Lui lo è, infatti la felicità quantomeno di poter dire che il prossimo anno sarà dei nostri, sì. Questo ma personalmente mi consola, sperando come al solito che possa mantenere questi ritmi anche in virtù di una tranquillità atletica, perché poi Mkhitaryan qualche mese fa ne parlavamo come uno scomparso, purtroppo per i problemi fisici che ha subito. Ora l'abbiamo ritrovato in tutta la sua costanza di rendimento e ce lo coccoliamo. Sì. Non ricordo onestamente chi lo scrisse, ma addirittura c'è stato un momento in cui si parlava di un possibile suo ritorno anticipato in Inghilterra, perché non riusciva a trovare pace da un punto di vista fisico, evidentemente non era più utile, sembrava non essere più utile alla causa romanista. Invece per fortuna da febbraio in poi, dopo il suo secondo infortunio, è tornato alla grande.
Da quando poi è, diciamo, è riuscito a ritrovare pieno smalto dal punto di vista fisico, è in assoluto un valore aggiunto per questa squadra. Lo in è assoluto. Mentre ieri, no, aggiungo, visto che parliamo di prestazioni positive, quella di Veretout, che ieri io se noi vedessimo sempre questo Veretout avremmo una certezza assoluta gran in mezzo al campo. Gran giocatore. Perché quando lui mette la marcia giusta, quindi non dico neanche quando lui è al 100%, quando lui è in serata nella marcia giusta, è un centrocampista di grande livello, secondo me. Sa fare tutto. E lo sai perché da un po' che io ne tesso le lodi. Sì, sì, condividevo lo scorso anno, diciamo, il tuo desiderio di vederlo in giallorosso. Giocatore molto importante che sa fare tutto, sì. Sa fare interdizione, sa costruire gioco, sa inserirsi molto bene, sa calciare. Fatto che credo che Veretout non segnasse su azione dai tempi della Fiorentina, da un Fiorentina-Lazio in cui lui fece una tripletta, segnò in tutti i modi in quella partita, segnò anche su azione, quello, se non sbaglio, fu il suo ultimo gol non su calcio piazzato, ed è un gran bel giocatore, è stato un gran bel acquisto, sono anche lì contentissimo che Veretout sia una certezza della Roma del presente e del futuro. E devo dire, dai, è stata una bella intuizione. Da un punto di vista delle prestazioni individuali è stata una bella serata, e a me è piaciuto molto, anche se poi ho visto soltanto dei 6 nelle pagelle un po' ovunque. A me è piaciuto moltissimo Ibañez ieri sera. Io l'ho visto attento, concentrato, sfiora anche il gol, pochissime sbavature, ha sfiorato lì, diciamo che poteva far meglio. Forse per quello gli abbassano se lo pappa po'. Diciamo Però ragazzi, dietro pochissimi errori, veniva dall'errore di Napoli sul gol di Callejon, però il ragazzo ha risposto bene e ha fatto una partita molto molto attenta, molto senza precisa e concentrata. Dai. Secondo me merita un voto un po' più alto del 6, è un mio giudizio personale, per me ha fatto molto molto bene. Mentre se lo becca tutto il buon Bruno Perez. Ha fatto un buon primo tempo, ha spinto tanto, sai, con quel suo solito fare un po', a volte un po' incerto, un po' goffo, sì. A volte fa degli errori, diciamo che Bruno Perez e Spinazzola hanno confermato pregi e difetti, sono due giocatori che amano spingere, molto bene. Però poi quando vanno al cross, una volta troppo corto, una volta troppo lungo, una volta troppo corto, una volta troppo lungo, e mettila bene tesa al centro dell'area, e che no, Ranieri, c'è bisogno, manca. Ma poi dai, no. No, è un altro Ranieri. Poi vince il contrasto con Pezzella, la mette bene lì, è stato bravo anche Pellegrini a fare il velo per Mkhitaryan. Insomma, è una squadra che, ripeto, ieri anche dal punto di vista delle prestazioni individuali ha fatto e bene. Poi quantomeno due gol belli, dai, anche più corali, sì, rispetto, sì, sì. Per esempio ai due gol segnati alla Samp, che sono più che altro due magie di Edin Dzeko su assist da dietro. Stavolta due gol belli. Ecco, ieri la cosa che mi consola è l'aver rivisto un po' più di coralità, un po' più di manovra di squadra rispetto chiaramente alle scorse gare. Neanche con la Samp, pur avendo vinto, ho visto alcune intuizioni, alcune rapidità di passaggio, giocatori che si trovavano con questa facilità. Ieri qualcosina abbiamo visto e questo mi fa ben sperare per il futuro, anche se onestamente, sì, non sto qua a fare caroselli ancora, perché la mi dispiace onestamente nell'economia comunque di una serata, nell'ambito di una serata positiva per la Roma, mi dispiace vedere in queste ultime partite Dzeko un po' in difficoltà sotto porta. È vero, perché sta un po' smarrendo il feeling, non tanto con il gol quanto proprio con il tiro in porta, perché nelle ultime partite ha concluso pochissimo. A Napoli, a parte il colpo di testa alla fine sul cross di Spinazzola, fatto col colpo di testa debole, non conclude praticamente mai. Ieri non ha praticamente mai tirato in porta Dzeko. Purtroppo no. Insomma, per un attaccante centrale che fa un grande lavoro per la squadra, Dzeko è un finto attaccante centrale, perché poi lo vedi dappertutto, si allarga, si abbassa, aiuta. Non è il centravanti che sta lì in area e aspetta la palla, anche perché ormai nel calcio moderno quei centravanti lì sono poco utili e poco funzionali. Però diciamo che per una punta centrale non tirare in porta un po' frustrantello lo può essere. Ti piace frustrantello? Ma insomma. Quindi mi auguro che Dzeko possa spaccare le porte. Me lo auguro, anche perché c'è un bivio importante, si affrontano Milan e Napoli e sì, la Roma avendo il Brescia fuori casa, quindi a senza Mkhitaryan purtroppo, sì, senza Cristante. Sì. La Roma però ha un impegno più accessibile, io spero possa approfittare di questa gara tra Milan e Napoli per provare a staccare un pochino una delle due.
Intanto vedremo oggi che cosa combinerà il Verona contro l'Inter. Roma che appunto difende il quinto posto, Roma quinta appaiata dal Napoli a quota 51, Milan 49 al settimo posto, poi c'è il Sassuolo che sta salendo, terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Dinzirmi, Sassuolo ottavo con 43, il Verona se vince stasera scavalca il Sassuolo, torna all'ottavo posto a quota 45, quindi secondo me va tenuto d'occhio soprattutto Sassuolo, il Verona. Qualche mese fa era dodicesimo, tredicesimo, poi pian piano è risalito, mentre l'Inter ormai è sempre più spallettiana anche in termini di classifica, se non fa risultato oggi al quarto posto. Poi dopo il break andremo anche a vedere quello che è accaduto e a riassumere quello che è accaduto sugli altri campi, perché sono stati risultati molto importanti, l'Atalanta, il Toro che ha vinto uno scontro diretto molto molto delicato. E eccoci in diretta Paolo Rocchetti. Paolo, buongiorno ragazzi, che strano sentirti e non vederti, sono abituato a vederti, mi manchi. Vero. Stavolta non posso fare come ho fatto nel discorso, posso venire a trovarti. No, stavolta no, quell'esperimento meraviglioso però che abbiamo fatto. Che cuccioli siamo. Fu molto molto bello, tre speaker in tre studi diversi, ricordiamo. Meraviglioso. Primo esperimento del genere nella storia della radio. Credo europeo almeno. Sì, credo. Non so se mondiale, però sì, europeo sicuramente sì. Questo è anche uno spazio giusto per le sperimentazioni, essendo lo spazio più ascoltato d'Europa, a livello radiofonico possiamo sperimentare, possiamo vedere anche che effetto fa, che è tipo vero. Di reazione può avere il pubblico. Salutiamo l'Europa. Salutiamo tutta l'Europa, soprattutto il Lussemburgo. Sì, è vero, sì, che è piccolo ma carino. È piccolo ma carino, è vero. Io voglio salutare Pietro e papà, che meraviglia. Ma un Pietro scatenato. È vero che ha la tua età, Pietro? Sì, sì, andiamo in classe insieme. Vedi che puoi fare. Mi hanno bocciato però. Piccolo di me. Vabbè. È vero. Esatto. Mi hanno bocciato quattro volte, però stiamo in classe Senti, insieme. Senti Paolo, dai. Ma che dici? Lo facciamo se non ho un figlio, dai. Un figlio? Tu e Paolo. Lui lo facciamo, nel senso, vuoi farlo sì o no un figlio? Ma chi lancia so? Un appello. Ma chi? Ormai hai 33 anni, ma fai cosa qualcosa. Vuoi? Ma sto benissimo, guarda. Ah, bravo. È presto, ormai i figli si presto, fanno a 67 anni più o meno. 67 no. Vabbè, 35, 36, 37. È ancora presto, diglielo ma un po'. Ma certo siamo che ancora presto. Giovani. Fallo tu un figlio, Riccardo. Io ci sto lavorando. Ah, sì? Complimenti. Nasce direttamente con questo pigiama addosso. Speriamo di no, onestamente. Per lui, perché queste cose posso sopportarle io, non un bambino. Ricordiamo il pigiama di Cotumaccio in diretta sul 611 del digitale. Tremendo, già stanno ragazzi. Girando le immagini, già stanno commentando la nostra trasmissione, va a beneficiarne. Va bene. No, fra l'altro, ecco, ringrazio anche Lorenzo che mi scrive in privato e mi dice: sì, semplicemente a Bruges in quella gara di Coppa UEFA del 2006. Dopo il gol del Bruges venne messo proprio il brano degli White Stripes, Seven Nation Army, e quindi poi i tifosi della Roma presenti lì in Belgio ripresero questo coro che divenne poi anche una sorta di tormentone per quanto riguarda i tifosi della Roma in quella parte finale di stagione, e poi divenne anche il tormentone dell'Italia, di Germania 2006, del tifo italiano. E appunto ricordiamo ogni volta che noi ascoltiamo quel brano, ascoltiamo quelle note, pensiamo subito al trionfo di Germania. Dov'eri Paolo la sera della finale? 14 la anni sera fa della finale. Eri chiaramente ubriaco. No, non credo assolutamente. No. Ero con gli amici e poi a festeggiare al centro, credo dentro una. Non si può una dire fontana? Dentro una fontana. Che sì. Bello. Puoi dirci quale a questo punto? A Piazza Esedra. Ma tu sei pazzo, si viene arrestati per questo. Vabbè, c'erano tutti, dai, voglio dire. Oramai è in prescrizione. Comunque molto nostalgico. Ho confessato. Piazza Esedra. Piazza della Repubblica. Ormai si chiama Piazza della Repubblica. Però, i romani di un tempo dicevano Piazza Esedra. Sì, certo. Quindi sì, Paolo, insomma, è del 61, quindi. Più o meno, sì. Fontana esatto. Delle Naiadi. C'è anche un hotel che si chiama omonimo da quelle parti. Naiadi. Va bene. Salutiamo. Le naiadi all'ascolto. Fu progettata, mi dice caro Mirko Bonocore, dal nonno De Rutelli. Ah, vedi? Che roba. Pazzesco. Si chiamava anche gli Rutelli? Vabbè, mica detto, scusate. Ah, non ha avuto i nonni materni Rutelli, scusate. Ratelli, ho detto. Ratelli? Sarà stato un lontano cugino di... Bell'uomo Francesco Rutelli, no? Assolutamente, l'ho visto anche recentemente. Però laziale, no? È laziale. Sì, ragazzi, laziale, ognuno quindi... sa la sua. Quindi Rutelli, laziale. Veltroni, juventino. Ci abbiamo avuto un sindaco da Roma oppure no? Gianni Alemanno? Alagge da Lazio. Forse Alemanno, romanista? Sai, chissà, non mi ricordo. Non so. Boh. È De Bari, Alemanno. No. Dentro i puntieni. Permesso.
Non so se mi spiego. Vero Cipollino? Usanno pochi quello che ho fatto dentro la Fontana di Trevi. E se può dire, però. Diciamo che mi sono divertito. Soddisfazione. Caro Paolo Rocchetti, cosa ne pensi del ritorno di Alonso in Formula 1? Ma sinceramente, no, 38 anni, poteva starsene a casa a guardarsela in televisione, no? Vabbè, ma neanche così. Vabbè, ma perché? 38 anni, vabbè, ma cosa? La voglia di rimettersi in gioco, la voglia, ma comunque per sia motivo? Di hai finito. La mancanza. Ma sì, perché gli mancano i soldi a Alonso. Ma infatti non lo fa per soldi, Paolo, dai, lo fa per passione. Ma certo, però per ragazzi, soldi. 38 anni. Buonocore dice per soldi. Ma che sei stato campione del mondo? Ma gli mancano i soldi, Alonso? Ma mancano. No, ragazzi, sei stato campione del mondo, basta. No? Vabbè, io invece. C'è un inizio e una fine di carriera. Nostalgici, queste malinconie che poi tornano, i grandi ritorni. A me piacciono molto. Le minestre riscaldate. Mettono un po' di tristezza. Un po' di nostalgia. Sinceramente. Poi magari Alonso fa anche un gran. Comunque, gran ragazzi, ora vince il mondiale. Non è il primo, perché per esempio Niki Lauda tornò dopo un periodo sabbatico e vinse il titolo. Alain Prost pure si prese un anno sabbatico e poi. Invece recentemente chi è tornato ha fatto un po' di fatica. Penso a Michael Schumacher che rientrò addirittura. Oltre i 40 anni rientrò alla Mercedes e non fece proprio due stagioni esaltanti, e lo stesso Kimi Raikkonen non è riuscito poi a ripetere. Io quello dico, cosa ti dà in più questa, no, questo ritorno? Sai, comunque sai, io cerco anche di entrare nella testa e nell'animo di un pilota come Alonso, che ha vissuto per 20 anni quel tipo di emozioni, poi lasci quel mondo, fai altro, magari ti può mancare l'adrenalina del Gran Premio. Dicevo, ho 38 anni, mi sento ancora bene, mi danno ancora la possibilità, magari fra due anni non potrò più farlo perché sarò veramente troppo vecchio, sfrutto questi ultimi due anni e mi vado a divertire, vado in Formula 1 e magari, ne so, faccio anche qualche bel risultato e torno protagonista. Sai, la mancanza dell'adrenalina di un palcoscenico così importante come può essere la Formula 1. Ma infatti è quello. Io ci vedo passione, dai, non posso pensare ai soldi, sempre a pensare ai soldi. I soldi, ragazzi, non credo manchino a Alonso, un pilota come Alonso, quindi non penso proprio abbia problemi con Alonso. Pensai soldi. Magari ragazzi ha sperperato tutto e c'ha bisogno dei soldi. Ma che dai, ne sapete voi? Penso. Io ricordo, pensate, la prima stagione di Alonso in Formula 1. Ricordo che arrivò questo ragazzino spagnolo alla Minardi. Vi ricordate la scuderia Minardi? Sì, Minardi, sì. La scuderia di Faenza, che insomma, le macchine erano abbastanza lente, non era proprio il team migliore in Formula 1. E ricordo che Alonso, diciottenne, con questa, anzi ventenne perché era il 2001, con questa macchina riusciva comunque a ottenere dei buoni risultati in qualifica, era sempre, si metteva dietro anche delle macchine più veloci, quindi si fece notare, e poi da lì la sua carriera con i titoli mondiali anche vinti con la Renault e il suo grande rientro a 38 anni proprio con la Renault. Ma non c'è più Briatore? Eh no. Beh, da mo. Da un po' di tempo. Da un po', che sì, fa sì, Briatore sì. Adesso? Il ricco. Non lo so. Ed esprime giudizi politici su Mirko fa dei gesti cosa. Incommentabili, io prendo assolutamente le distanze. Me lo auguro. Io mi dissocio. Non sta più con la Gregoraci lui, vero? Non lo so. Da un po' di tempo. Se non sbaglio è una ragazza molto giovane. Strano. Di almeno un pezzo di 19 anni da quello che ho letto recentemente. Ma Briatore aveva già 70 anni, 20 anni fa. Adesso quanti ne ha, scusate? 81. Quanti anni ha Briatore? Adesso non dimmi, so. Quanti anni ha Briatore? 65, la sparo. Sta con una che ha 49 anni meno di lui. Sì, esatto, Benedetta Bosi. Quanti anni ha Briatore, Riccardo? Briatore ne avrà 68. Non mi pare brutta. Ne avrà. Benedetta brutto Bosi. Brutto a caso, del 50, 70, quindi no, una 70. 70 sì. Anni precisi. Sì, sì, sì. Ma ne dimostrava 70 già 20 anni fa. Però attenzione, leggo da Formula Race, Briatore protagonista nella trattativa per riportare Alonso alla Renault. Ah, sì? Quindi sì, fa sì. Il procuratore praticamente. È il Baldini della Formula 1, se vogliamo, Flavio Briatore. Flavio Briatore. Niente, ci ha dovuto mettere in mezzo pure stamattina. Lo voglio estremamente se bene. Non lo nomini è finita. Vabbè, ho capito. L'uomo ragazzi, ombra, Ieri. Sì. Ieri pomeriggio si è parlato nuovamente di Inter su Edin Dzeko. Sì. Un giornalista di Mediaset, vabbè, mi pare, aveva tirato fuori. Sì, sì, non ricordo Mediaset. Il nome in Governo questo momento. Sport Mediaset, sì. esatto. Io ho sentito qualcuno dell'entourage proprio di Edin Dzeko che mi ha detto: al momento non mi è arrivato alcun segnale dall'Inter. Quindi prendiamo per buone queste parole e stiamo a vedere. No, ma non solo, lui ha rinnovato l'anno scorso. Sì, sì, ricordiamo. Quindi. Non solo, Sport Mediaset ha parlato di una volontà della Roma di liberarsi
dell'ingaggio di Dzeko, che è un presupposto completamente diverso. Un conto è dire l'Inter è interessata a Dzeko, un conto è dire la Roma spinge eventualmente per liberarsi del suo ingaggio. È un modo di vedere la vicenda un po' diverso. Sì, è vero, credo poco sinceramente a questa opportunità, almeno in questo momento. Poi ragazzi, le strade del mercato sono infinite, però al momento non ho segnali su Dzeko e l'Inter, pista riaperta rispetto all'anno scorso quando sembrava praticamente un giocatore dei nerazzurri. Ma tu lo sai che ieri, no, conversando qua e là, sì, mi è stato detto che il tuo amico Iozzo, sì, non è arrivato di mattina ma di pomeriggio. No, è arrivato alle 9:30. E poi qualcuno mi ha detto che è arrivato di pomeriggio. E se ci fossero due Iozzo? Due Iozzi? Sì, sì, è arrivato alle 9:30 di mattina. Via le mani dagli Iozzi. Chi mi ha dato questa informazione adesso lo verrà picchiato in maniera... credo di sì. Ma perché a far male alle persone? Sì. Scusami. Infatti ho saputo che c'era ragazzi, anche, dovrebbe c'era avvenire... anche movimento lì. Vabbè. Vabbè, calma. No, dovrebbe avvenire oggi intorno alle 15 l'incontro. Willa. L'intermediario. Tra Iozzo, l'intermediario di Smalling e la dirigenza della Roma. Paolo, di sfuggita anche il procuratore di Fonseca a Roma? Potrebbe, potrebbe. Sì, sì. Potrebbe. O c'è o non c'è. Potrebbe, beh no, queste cose non c'è certezza. Non c'è certezza, ma noi abbiamo pubblicato, fatto sulla nostra pagina Cato Codunardo, una foto di Iozzo Palac. Sì. Siamo e riusciti quindi... a risalire proprio alla... Vabbè, non è una persona... all'identità di questo misterioso intermediario. Di solito, no? Le porta a casa le trattative. Capito, lui, sì. Stiamo a vedere che succede. Poi ragazzi, c'è stata anche La Nación, non so se avete letto il quotidiano argentino che ha intervistato Daniele De Rossi. Ah, non l'abbiamo letto perché non siamo letto? In Argentina, quindi non abbiamo letto. Ma il quotidiano. C'è un pezzo di Filippo Biafora oggi, però sul Tempo che ne parla. Attenzione, detto che vuole andare lì ad allenare un giorno, vero? Sì, 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 sì. Rompe il silenzio De Rossi, lo che estraña dell'Argentina. Los festejos del campeón y cómo sueña la vuelta a Boca. Questa è La Nación. Beh, complimenti. Si può dire, cioè, si può fare argentino anche senza questa tana? Non credo. Forza la con La Nación, che estraña dell'Argentina. Okay. Ha smesso di giocare l'altro ieri, è già al centro, no, di 2000 voci per un suo imminente impiego in panchina. Guarda qua, e il gladiatore sta de vuelta, è nel circo romano, sempre si loghi comune, gladiatore e circo, vabbè, después di Sufagliani. Gli argentini sono così. Rocchetti, Ponte Dazio. Basta, Roma non è solo questo, non diamine? È solo gladiatori e... E che ne so, finisci E carbonara, ma vabbè. Pagliata, addirittura De Rossi cita La Casa de Papel, veramente molto interessante. Vabbè, quindi che ha detto Paolo, riassumi un po'. Dai, dai. Che è pronto per la Fiorentina, già lo staff già lo staff pronto, quindi no, bah. Quindi commisso. Boh, vabbè, che vedevo di ragazzi. Forse ne sta dicendo qualcuno, no? Non servo ancora grandi perplessità su questa scelta. Ma perché? Scelta. Cosa ti ha fatto De Rossi per avere tutte queste perplessità? Ma non voglio che passi per quello che poi tra un anno dicono sì, ha iniziato troppo presto, non è capace. Io ci tengo a De Rossi. Cioè, si prendesse un periodo per studiare e poi iniziasse. No, a me farebbe troppo effetto vedere De Rossi da avversario all'Olimpico. Però magari si fa le ossa a Firenze per essere pronto per... stare qui da noi, io no? Non voglio tra qualche anno che diventi un, non so, con tutto rispetto, anche che poi sta facendo benissimo, ma nelle serie cadette, per esempio un Pippo Inzaghi che in Serie A poi ha difficoltà. Io non voglio che diventi questo proprio perché lo stimo tantissimo e so che potrebbe dare tanti, cioè per me Guardiola, sì, buonanotte De Rossi, in prospettiva potrebbe fare un percorso alla Guardiola per intelligenza calcistica, non sto scherzando, proprio per questo però vorrei che arrivasse preparato. No, io guarda, ho grande fiducia nelle doti. Secondo di me ha la testa da allenatore, ce l'aveva anche da quando giocava. Paolo, questo diciamo per dire una cosa, non giocatore intelligentissimo. Non lo sto ridimensionando perché ne sottovaluto le capacità, anzi, proprio perché le sopravvaluto, vorrei che arrivasse preparato. Per me, ragazzi, un anno fa De Rossi dava l'addio alla Roma, no al calcio, alla Roma. A me continua a sembrare prematuro. Poi, chiaramente, se dovesse far bene, sarei il primo a esserne strafelice. E gli faccio un tu prova a mettere nei suoi panni, no? Devi iniziare un percorso da allenatore, se veramente all'inizio, perché non hai esperienza in quel settore, sì. Ti chiama la Fiorentina per allenare in Serie A. Ma sì, magari la testa può dirti oddio, forse è presto, però magari l'anima, il caratterialmente cuore, io ce lo vedo, l'istinto ragazzi. Può dirti oh, ma subito una grande avventura, mi butto nella mischia, magari
va bene, divento subito un allenatore. Faccio importante. Un altro esempio, perché poi per Paolo... come è lui, ragazzi, caratterialmente lo vedo più alla Fiorentina, più a Firenze, sì, rispetto, ragazzi, a Modena, scusate, Sassuolo, per ma carità, soltanto faccio a fare un discorso così, di carattere, allora, siamo no, buoni tutti, scusate, ma io faccio non un altro è solo esempio carattere, visto che ieri però... ci davate Roberto Mancini. Un altro che, nonostante la grande gavetta, adesso sta così a zonzo, è Vincenzo Montella, che comunque ha fatto bene a Firenze, ha fatto bene a Catania, poi beh, però ci ha messo del suo percorso, Montella, ragazzi, ha allenato parecchio. No, beh, no, ha fatto un gran percorso, nonostante questo non è che Montella sia uno dei non è che dei, tutti grandi nascono film, a Rigosacchi, però può essere anche che Montella sia questo. Siccome per me lui potrebbe esserlo, ripeto, potrebbe veramente essere un grande allenatore, accettare subito una proposta in una piazza che poi è difficilissima, che sono due anni che, nonostante un buon parco giocatori, c'ha una marea di difficoltà, a momenti retrocedeva lo scorso però anno. Se riesci lì ti sei fatto le ossa per la Roma e altre grandi squadre, chiaramente. Io ho già i brividi a immaginare De Rossi allenatore della Roma. Già ho i brividi. Ma sarebbe incredibile, però ovviamente non puoi iniziare da subito qui e farti le ossa in una città, in una squadra come la Fiorentina e Firenze, secondo me sarebbe importante per lui. Vedremo. Diciamo che più che altro è curiosa la scelta della Fiorentina, se questa scelta dovesse essere confermata, perché ci sono dei tecnici, diciamo, importanti. Beh, su si piazza. Parlava di Spalletti. Si parlava anche di Spalletti. Per la Fiorentina sarebbe, non dico un salto nel vuoto, però comunque sia sarebbe un rischio enorme anche per loro, Come no? Cioè, come no? Tu Fiorentina, dopo Iachini, dopo anni complicati, vai a puntare su un ragazzo che non ancora deve diventare allenatore. Per loro sarebbe un grande rischio, per De Rossi sarebbe una sfida difficilissima, molto rischiosa, ma anche estremamente affascinante. Quindi vedremo come si concretizzerà questa pista. Riccardo dice: ho i brividi a pensare a un De Rossi in futuro allenatore da Roma. Io ho i brividi nel pensare a un De Rossi avversario, anche certo, conoscendo l'amore immenso, folle, totale che De Rossi ha e avrà sempre per la Roma. Immaginare un De Rossi razionale, ma il giorno prima di Fiorentina-Roma, tu immagini la conferenza stampa di De Rossi oppure De Rossi che entra olimpico da allenatore avversario, cioè costretto evidentemente in quel caso, in quel frangetto, ti fa contro la Roma, perché chiaramente da professionista. Però certo, faccio fatica a immaginare un De Rossi avversario della Roma, è una cosa che proprio è contro natura. È come immaginare Totti contro la Roma, avversario della Roma, è una cosa proprio contro natura, è vero. Paolo, ieri facevo questa riflessione: la Roma ha praticamente un'intera squadra in questo momento di, come possiamo definirli, desaparecidos, anche, cioè giocatori, sì, esuberi, che, esatto, per un motivo o per l'altro non rientrano, fanno fatica a rientrare in questo progetto tecnico. Addirittura fino a ieri mettevo in questa lista anche Bruno Perez, che era stato escluso a Napoli per scelta tecnica, invece poi è stato recuperato e ha fatto anche una partita dignitosa, discreta. Però penso, adesso chiaramente sono situazioni molto diverse l'una dall'altra, però Fusato, Setin, Fazio, Juan Jesus, Santon, Pastore, Perotti, Kalinic, un Derek Kluivert, persino il dimenticato Biandà. Esattamente, perché c'è anche Biandà, che non ha mai fatto parte della prima squadra, però è ovviamente un giocatore per cui furono spesi 6 milioni. Sì, 6 milioni più bonus, altrettanti bonus. Ecco, diciamo che anche, si arrivava a 11 anche da quello che è successo ieri in queste ultime partite, mi sembra che un Derek Kluivert siano sempre più fuori. Direi di sì. Dal progetto, ma anche mentalmente, quando li vediamo in campo, sono due giocatori che non ci stanno proprio praticamente mai con la testa, oltre che con le gambe. Quindi sì, la lista degli esuberi è enorme e sarà difficile per chi deve fare mercato nella Roma. Non dico il direttore sportivo, perché ancora non c'è questa figura, diciamo, c'è un Morgan De Santis che è lì, però non ha ancora questo ruolo attivo, diciamo. C'è Franco Baldini, c'è Fienga. La Roma in questo momento è un team, diciamo, un team di mercato, aiutata dai vari intermediari e agenti a cui è stato dato il mandato di cedere questi giocatori, trovare squadre per cedere questi giocatori. Ho parlato anche con l'intermediario di Schick ieri, che mi ha detto che è al lavoro sempre sulla trattativa in uscita Schick e Lipsia. Non ci sono sostanziali novità,
Quindi stiamo a vedere, si parla di un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto al prossimo anno, un po' la situazione di Smalling, si parla anche di questa ipotesi qui, nuovo prestito oneroso e obbligo di riscatto il prossimo anno, anche perché Lipsia e Schick hanno l'accordo da tempo e quindi c'è sempre il Lipsia favorito sul giocatore. Questo è, prima di andare alla super classifica post, un paio di notiziole anche extra Roma. Ieri sono arrivate conferme da esponenti del Napoli, da Giuntoli e da Gattuso, circa la volontà di Milik di andarsene da Napoli, e fra l'altro Giuntoli non ha escluso l'ipotesi Juventus, tant'è che il Napoli sta per chiudere per Osimhen, aspetta una risposta definitiva dall'attaccante nigeriano, e quindi diciamo Milik ormai sempre più verso la separazione, anche ieri ha trovato spazio soltanto nel secondo tempo. Via Higuain entra Milik, ci può stare come ipotesi per la Juve? Sì esatto, che poi fra l'altro fu la stessa operazione che fece il Napoli anni fa. Esatto. Via Higuain dentro Milik, esattamente la stessa operazione. Mentre un giocatore che potrebbe arrivare in Italia, difensore che so che piace molto anche a Paolo, è Malang Sarr, classe 99, ex Nizza, svincolato da pochi giorni. Giocatore importantissimo, difensore tra i più promettenti del calcio francese, può giocare centrale, può giocare terzino, veramente un bel prospetto. Sai chi lo gestisce? Si parla Pastorello. Si parla di, appunto, di tanti club italiani interessati a lui: Napoli, Lazio, Inter e non solo. Vedremo se Malang Sarr arriverà in Italia. Bel giocatore, bel avevo prospetto, chiesto della Roma, ma la Roma non aveva ancora chiamato per il giocatore. Peccato. Parametro zero, a parte è molto strano vedere un classe 99. Mentre ho conferme zero sul Napoli e Malang Sarr. E sarebbe un bel colpo sicuramente, molto, a zero. Abbiamo poco tempo, ma ci diciamo, dedichiamo anche un piccolo spazio alla super classifica posta, caro Riccardo Cotomaccio. Andiamo, Mirko, sigla! Popolo! Classifica post. Post di oggi ottimista, quantomeno speriamo nel vostro di ottimismo. Vi chiediamo: è una Roma in ripresa o è troppo presto per dirlo? La domandona di oggi. Partiamo dai commenti seri, Mirko, con Michele Romani che scrive: in ripresa, l'appassionante sfida per il quinto posto ci vedrà lottare fino ad agosto, non si molla di un centimetro. Serio, Michele Romani, attenzione. Dario Guglietta risponde: una sola partita è troppo poco per esprimere giudizi, ma sicuramente ieri si è vista una buona prestazione. Beh, qualcosa in più, dai. Sì, beh, sì, assolutamente, questo possiamo confermarlo. Anche ieri, aggiunge Guglietta, si è capito che Veretout è fondamentale per questa squadra. Assolutamente sì. Michele D'Apuzzo risponde: diciamo che l'arbitro ci ha graziato, altrimenti non avremmo vinto neanche ieri contro un avversario mediocre. Beh, è grazioso questo, più che... Questo ci avvia verso la categoria dei commenti rabbiosi. E il primo non poteva che essere di Monci, che di fatti parla di Siviglia. Enrico Mochi risponde: la nostra fortuna è che il Siviglia è tra quasi un mese, perché adesso siamo impresentabili. Io ma voglio giocare. Ci alleniamo. Io con l'Andalusi ma voglio giocare. Fabio Bernardini risponde: è una Roma che fa ride. Addirittura così, un giudizio molto netto. Daniela Cerrino: speriamo che tutto questo finisca presto, tiriamo una bella linea e cominciamo da capo, forza Roma. Alfredo De Vincenzi: se avessero dato quel rigore al Parma non avremmo vinto manco però questa. Però ragazzi, non l'hanno dato, quindi l'arbitro l'ha rivista. 3-2? Vinciamo 3-2. Segnava Vigliar. Non grazie a Vigliar, sicuramente. Ma no, magari segnava. Non grazie a Vigliar, so, però. Ragazzi, cioè, l'ultimo errore che sottoporta neanche io l'avrei fatto, onestamente. Però, quindi vabbè. Benevento. Dici? No, non lo so. Può parlare male del Benevento, se no ci attaccano. Infatti, no, comunque non stavamo parlando male del Benevento. Ci sfondano se parliamo male del Benevento. Sì, ci mandano i sicari a casa. Quindi, andiamo ai commenti ironici, caro Bonocore. Alessandro Lucia: ma sono le 7 di mattina, ma che ne so io, ma che volete? Vabbè, ho capito. Ma Alessandro, vabbè, puoi anche non rispondere, onestamente, che devi per forza specificare. Vabbè. Valerio Garavaglia, che è parente di Ecizzo Seralli, è vero, risponde: grande Roma, sono molto fiducioso, il settimo posto è nostro. Bene. Insomma, entusiasmo. Saluto con grande affetto Roberto Erventresca, al quale peraltro, se all'ascolto, segnalo un mio messaggio in privato.
perché Roberto chiedeva informazioni, no. E quindi io l'ho minacciato in privato, credo, Roberto, sulla tua maglietta e il ventresca, no, su altre cose. Vorrei dire al buon Nardo che la nazionale italiana del 2006 è stata una nazionale abbastanza mediocre, attenzione, ma, perché poi insomma, spiega, ha avuto solo fortuna, guardate gli avversari affrontati, insomma, la Germania, beh, Germania, la Francia, così per dire, è un'ottima preparazione fisica. Il Brasile dei vari Kakà, Julio César, Ronaldinho, Adriano, Cafu, Juan, Lucio, Gilberto Silva e Juninho, sì, era 100 volte meglio. Il Brasile è stato, però, scusate, il Brasile è stato sconfitto ai quarti dalla Francia, che noi abbiamo battuto in finale. Ma perché, scusate, quindi, anche quando vinciamo siamo mediocri. Ragazzi, ma vogliamo parlare di Buffon, Nesta, e poi si infortunò in quel mondiale, Cannavaro, Zambrotta, Pirlo, Francesco Gattuso, Totti, Francesco Totti, Del Piero, Pippo Inzaghi, Luca Toni, quella Barone, era una squadra, Barone, Zaccardo, quella Zaccardo, era una squadra mediocre, caro Roberto Ventresca, quella è stata l'ultima grande, grandissima Italia. Comunque abbiamo ricevuto un comunicato, sì. Se non meritai subito 300.000 lire io te rompo. Eccola là, esatto. No, tra l'altro ci ha scritto Marcello Lippi, profondamente offeso dal pensiero di Roberto Ventresca. Se Marcello Lippi vuole mettere un comunicato audio, siamo pronti a mandarlo. Chiudiamo con il commento di Paolo Maledei. La Roma, ciao Paolo. La Roma è in ripresa, ma anche il sottoscritto, sulla base di una dritta rocchettiana, ho scommesso sulla sconfitta del West Ham, riscattando le mie 12 piante di basilico in precedenza pignorate. Intanto, no? Il basilico, ripartiamo dalle 12 piante di basilico. Poteva andare peggio. Poteva. Grazie a tutti coloro, incluso Roberto Ventresca, noto filosofo, che hanno collaborato alla stesura della super classifica post. Paolo, grazie. Ma grazie a voi, grazie, ragazzi. Paolo, piacere. Appuntamento con te come sempre a domani. Ciao Paolino. Anche per i pronostici a domani. Attenzione. Ciao. Ciao Paolo e sono 10. Paolo. Tra poco. Ma tu devi farla tutti i giorni questa cosa insopportabile. Vabbè. Certo, sono storia pure io. Filippo Biafra, tra poco. Arrivo, ciao.